Guardate, sta venendo fuori il caffè. Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vado a recensire insieme a voi questa moka della Bialetti da una tazza made in Italy, e la vado a recensire perché l'ho trovata su Amazon ad un prezzo scontato di 18 euro, link in descrizione di Amazon, sperando che la troviate anche voi scontata, e ho deciso di comprarla per l'appunto perché mi serviva una mochetta da portare con me durante le escursioni, che pesasse poco, che mi consentisse di bermi un caffè espresso sul mio fornellino a gas. E quindi evitare i caffè solubili che sinceramente non mi fanno impazzire. Andiamo a vederle insieme. Vabbè, la confezione, come vedete, è quella originale, made in Italy. Vado ad aprirla. Vi dico anche che sul link in descrizione trovate anche le diverse dimensioni, quindi se volete mezza tazza, due tazze, cioè ci sono veramente diverse capienze, ovviamente aumenta il peso. Allora, librettino di istruzioni e la moka made in Italy, vedete, moka express, manico come plasticoso, però vi previene dal ustionarvi le dita, come vedete è bella lucida. Vado ad aprirla. Abbiamo all'interno la valvola, la guarnizione bianca e poi la parte dove si va a posizionare il caffè. Questa da una tazza fa 50 ml di caffè, però sinceramente per due persone ci vengono fuori due cafferini, secondo me, con una sola, con un solo pieno di caffè. Due caffè espresso piccolini ci vengono fuori, quindi era ciò che alla fine mi interessava. Allora, vi dico due indicazioni: innanzitutto le dimensioni, così se anche voi la voleste comprare per metterla nello zaino da montagna, sapete almeno quanto occupa. Allora, siamo sui 13 centimetri, una larghezza di 11, e il peso lo andiamo a misurare insieme. Appunto, il contenuto, abbiamo un peso di, si accende, 250 grammi precisi. Quindi, secondo me, per 250 grammi potete anche portarvela dietro. Tra l'altro, aggiungerei che si può, volendo, anche legare e appendere allo zaino se proprio si vuole. E vi leggo le due istruzioni. Giusto per capire, ovviamente poi trovate tutto sul foglietto di istruzioni, che è in diverse lingue, devo dire, quindi utile anche questo. Allora, c'è scritto praticamente che per il primo utilizzo si deve lavarla bene sotto l'acqua corrente con acqua tiepida e fare almeno 3 caffè da non bere, ovviamente, seguendo le istruzioni riportate. Questo perché appunto all'inizio c'ha un po' di quel sapore metallico e quindi serve per dare quel sapore di caffè alla moka. Se anche voi non volete, ma questo è un consiglio così che vi do io, ma sentitevi libero di prenderlo o meno, se non volete sprecare del caffè e avete magari delle capsule di caffè avanzate, perché non prendete magari il caffè delle capsule e lo fate essiccare? E riempite comunque per fare questi caffè di prova, perché secondo me comunque il gusto si prenda lo stesso di caffè. E poi ovviamente non dovete berlo. Vi faccio anche vedere su questo fornellino a gas, diciamo, questa è la parte sopra della Camping Gas. Ho già fatto una recensione, tra l'altro iscrivetevi al canale perché sto facendo diverse recensioni di articoli da campeggio, da trekking, e appunto vi volevo far vedere che questa mochina si adatta benissimo a stare qua. Adesso ovviamente manca la parte sotto della bombola, quindi secondo me è una moka che per chi vive da solo e si vuole fare un caffè, o comunque per portarsela in giro e farsi un caffè in campeggio, eccetera, ne vale la pena. E poi, ripeto, la qualità si vede, è veramente una bella moka. Passiamo direttamente alla fase di test. Sono andato a riempire con dell'acqua fino alla valvolina.
la parte di sotto. Adesso inserisco il cappuccio, acqua fredda, e adesso vado ad inserire il caffè al di sopra. C'è chi lo compatta, chi lo lascia così, diciamo che cambia secondo me magari leggermente sull'intensità del gusto del caffè. Andiamo a mettere ancora un pochettino e poi andiamo ad avvitare. Allora, tanto avvitare bene finché non fuoriesca l'acqua, o meglio il caffè in fase di cottura. E adesso vado a posizionare la moka sul gas al minimo. La fiamma non deve avvolgere la base della moka. Andiamo ad aprire, così vediamo anche direttamente. E vediamo in quanto tempo si riesce a salire il caffè. Guardate, sta venendo fuori il caffè. Sono passati esattamente 3 minuti. Quindi 3 minuti, andiamo a spegnere la piastra così che il caffè fuoriesca. Quando fuoriesce così vuol dire che avete utilizzato una fiamma corretta. Se invece esce tutto di botto spruzzando è perché la fiamma era troppo alta. Questo è il caffè, adesso lo vado a versare nella tazzina. Come vedete è una tazza bella piena di caffè, quindi arriva fino a qua. Quindi un caffè che va bene per una persona, ma anche per due persone potrebbe andare bene, se appunto non si vuole bere la mezza tazza di caffè, diciamo. Quindi secondo me due tazzine piccoline di caffè contenute riescono a venire fuori. Secondo me è veramente carina questa moka, e pertanto vi lascio il link in descrizione di Amazon e fatemi sapere cosa ne pensate.